Lo so che non sono solo, si chiama così il progetto di vicinanza agli anziani di Verona, nato dal cuore del compianto assessore Bertacco e che ha preso il via lo scorso luglio. Si tratta di un'iniziativa che aveva l'obiettivo di intercettare quegli ultraottantenni non conosciuti dai servizi sociali comunali. Alle lettere inviate quest'estate dall'amministrazione, 168 le persone che volontariamente hanno aderito al progetto. Sono anziani per la maggior parte autosufficienti, con il rischio della solitudine, concentrati per la maggior parte nella prima, seconda e terza circoscrizione. Vista la situazione di pandemia di questi ultimi mesi, il progetto, che doveva chiudersi ad ottobre, prosegue. Il fatto di essere partiti con grande anticipo ci ha permesso anche di strutturare poi servizi ulteriori, tipo la domiciliare, l'assistenza domiciliare per gli anziani Covid positivi e sintomatici, a favore di anziani che noi non conoscevamo, perché sono sostanzialmente con i familiari in isolamento fiduciario o a casa, e loro, come dire, che hanno bisogno comunque di aiuto. La cosa che naturalmente abbiamo avuto la conferma che Verona è una città solidale, dove la famiglia effettivamente è molto radicata, anche il senso della famiglia, e il bisogno espresso maggiormente da questi anziani è un bisogno sostanzialmente di incontrare gli amici, perché la famiglia è un dato già acquisito. Poi naturalmente abbiamo tantissime persone che hanno ancora tanto da dare, dei saperi da trasmettere, e quindi speriamo, appena finito questo periodo di lockdown, di poter essere un tramite tra generazioni per poter, come dire, aiutarli e poter utilizzare ancora i loro saperi e utilizzare un po' la loro ricchezza. Un'iniziativa certamente importante per l'amministrazione comunale, che vuole farsi vicina alle persone sole con interventi di vario tipo, anche e non solo nel periodo delle festività natalizie. Si avvicina anche il Natale. Il Natale è quel periodo dell'anno in cui chi generalmente è solo durante l'anno aspetta proprio le vacanze di Natale, perché diventano il momento in cui si riunisce la famiglia. Quest'anno sarà più difficile anche per le restrizioni negli spostamenti, sarà più difficile andare incontro, risolvere questa solitudine, quindi stiamo lavorando anche e soprattutto per le giornate di Natale, quello che ci sarà attorno a Natale, per il fatto che queste persone si sentano meno sole. Forse è impossibile mitigare completamente la solitudine di chi è necessariamente obbligato a stare da solo, ma sicuramente il fatto di sentire la vicinanza di un'amministrazione, quindi di una comunità intera, questo sicuramente sarà percepito come un sollievo.